Piazza del Metauro di Calcinelli non è riuscita a contenere le tante persone intervenute in occasione del nuovo insediamento di Don Matteo Pucci. Festa grande ieri sera per la parrocchia Santa Croce e la comunità di Colli al Metauro. Dopo la perdita di Don Giuseppe Monaco lo scorso gennaio, oggi i fedeli e la chiesa tutta festeggiano l'entrata del giovane parroco. Nato a Fano il 12 settembre del 1984, Don Matteo è stato ordinato sacerdote nell'ottobre del 2011 e ricevette l'incarico di viceparroco nella parrocchia Santa Maria Goretti a Fano, dove ha ricoperto il suo ruolo fino ad oggi. Questa sera grandi gioie, emozioni di gratitudine per tutta la mia vicenda, la mia storia, e questa sera dove le persone sono state molto accoglienti, e ringrazio il Vescovo che è stato molto paterno per me e mi ha donato una comunità di cui prendermi cura, e questo per me è un grande dono che mi permetterà di esprimere tutta la paternità spirituale che la Chiesa mi ha affidato. Una serata di grandi emozioni e di incontro. Alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari, presenti anche il babbo Alceo e la mamma Palmira, la sorella, gli zii, i cugini, i nipoti e così via. Molti i giovani intervenuti anche dalle varie realtà parrocchiali, gli scout, il coro, la banda e i sacerdoti. A presiedere la celebrazione il vescovo Armando Trasarti. Guidare una comunità, guidare una diocesi, un territorio, stare insieme ad altri preti, farsi carico oltre i confini, è come guidare un'orchestra. Lo spartito non lo inventi tu, ce l'ha dato Gesù Cristo con il suo vivere e il suo morire, con i Vangeli, con la tradizione e con la Chiesa. Mi raccomando, fa in modo che l'orchestra, il popolo di Dio, i confratelli, il vescovo possano ognuno stare dentro questa musica di armonia. Inoltre, Don Matteo, che rimarrà in servizio per i prossimi 9 anni, durante il suo discorso ha elencato 3 aspetti importanti: salutare, ringraziare ed invitare. Il parroco ha voluto salutare tutti gli intervenuti, ma anche gli assenti che non hanno potuto essere presenti. Ha ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile la serata e il suo lungo cammino fatto finora. Ed infine, invitare. Ho desiderato invitare tutti ad incontrarci il più possibile, a iniziare da giovedì in un incontro pubblico qui in questa meravigliosa piazza, dove potremo conoscerci meglio, con calma, facendo un dialogo informale con le istituzioni, le associazioni del territorio, ma anche i singoli cittadini. Infine abbiamo chiesto a Don Matteo i prossimi progetti futuri per la parrocchia. Sicuramente un'attenzione, un desiderio che porto nel cuore, attenzione, è quella di prendermi cura in modo particolare dei giovani, della fascia dei ragazzi e dei giovani, le loro famiglie e le persone più anziane che sono magari legate dalla malattia e sofferenti. Ecco, queste sono le parole che mi risuonano di più nel cuore, e poi vedremo i sogni che il Signore ci farà portare avanti insieme con la comunità.